Buonasera, sono Pina Napolitano, sono una pianista e traduttrice e sono qui per parlarvi del libro Ultimi versi di Marina Tsvetaeva, poesie 1938-1941 che ho curato per la serie Libri Piccoli di Voland. Marina Tsvetaeva forse per molti di voi non ha bisogno di presentazioni, ma accennerò brevemente ad alcuni fatti biografici che ci servono a inquadrare le poesie di questo volume. Marina Tsvetaeva nasce nel 1892 a Mosca in una famiglia dell'intellighenzia russa e la prima parte della sua vita fino alla rivoluzione del 17 vede come eventi cruciali la morte della madre per tubercolosi, i primi esordi poetici e il matrimonio con Sergej Efron e la nascita della prima figlia, Arianna Alia. Nel 17 la vita di Tsvetaeva, come quella di tutti, è sconvolta dalla rivoluzione. Durante gli anni della guerra civile resta sola a Mosca con la piccola Alia, e mentre il marito, Sergej Efron, si unisce all'esercito antibolscevico in Crimea e non avranno loro notizie l'uno dell'altro per 3 anni. Nasce durante la rivoluzione anche la seconda figlia, Irina, nel 17, che poi morirà di stenti in un orfanotrofio. Nonostante questo, gli anni della guerra civile sono per Tsvetaeva degli anni di grandissima creatività, scrive anche a volte 100 poesie in un anno. Nel 22 decide, ha finalmente notizie del marito e decide di cercare di raggiungerlo. Comincia quindi la seconda parte della sua vita, gli anni dell'emigrazione. Nel 22 è per alcuni mesi a Berlino, da qui raggiunge Praga, dove si riunisce a suo marito e dove vivrà fino al 25. Anno in cui nasce il terzo figlio, il desiderato figlio maschio, Gheorghi, detto Mur. Nel 25 si sposta a Parigi e lì rimarrà fino al 39. Nel 39 ritorna in Unione Sovietica. Ritorna perché Sergej Efron e la figlia Alia sono già lì. Loro sono diventati nel frattempo filo-sovietici e credono fermamente nella possibilità di un radioso futuro in patria. E anche il Mur, che ormai il terzo figlio non è più così piccolo, ma sta diventando un adolescente, è allineato sulle posizioni del padre e la sorella e freme per tornare in patria. Dopo molti tentennamenti, Tsvetaeva decide di partire, pur sapendo dentro di sé di andare incontro alla rovina. E infatti gli ultimi 2 anni in Unione Sovietica sono gli anni più bui di tutta la sua vita, che si concluderà il 31 agosto del 1941 con il suicidio. Questo libro, questo piccolo libro, contiene tutti i versi scritti da Tsvetaeva dal 38 al 41. Come potete vedere dalle dimensioni, questi versi sono molto pochi. Il libro comprende anche le note, l'introduzione, sono veramente pochissimi. Sono pochissimi se li si confronta sia all'esplosione creativa dei primi anni 20, in cui, come vi ho detto, ci sono anche anni in cui Tsvetaeva scrive 100 poesie in un anno, ma anche negli anni 30, dove comincia a prevalere la prosa, Tsvetaeva scrive, nonostante tutto, tantissimo, nonostante le difficoltà della vita quotidiana, non è mai stata facile. Invece, negli ultimi anni della sua vita c'è come un intorpidimento dell'animo, del corpo, che si trasforma in un progressivo mutismo, in un progressivo ammutolire, le cui tappe questi versi registrano, e non solo i versi, Tsvetaeva stessa registra le tappe di questo progressivo silenzio nelle sue lettere, nei suoi taccuini, nei suoi appunti, come aveva sempre fatto, osservando se stessa con una spietata lucidità dall'esterno, come un buon medico con un paziente. Infatti, in realtà, già nel 1934 aveva scritto a un suo corrispondente e cito: «Bisogna scrivere poesie, non bisogna concedere alla vita questo trionfo, costringere il poeta a fare a meno dei versi, fare del poeta un prosatore, del prosatore un defunto». E queste sono esattamente le tappe che seguirà lei, no? Pian piano abbandona la poesia, la prosa comincia a prevalere, alla fine è il silenzio ed è anche la morte. In questo generale progressivo silenzio, ogni tanto negli ultimi 4 anni della sua vita ci sono alcuni eventi che riescono a rompere questa afasia che si sta creando e in corrispondenza di questi squarci, di queste rotture, nascono le poesie. Ci sono due blocchi di componimenti di poesie in questo libro. Uno è legato agli ultimi 2 anni dell'emigrazione di Tsvetaeva a Parigi e si colloca in concomitanza con un fatto in realtà storico-politico.
Sono versi che possiamo forse definire in un certo senso politici, e questa è una cosa abbastanza eccezionale perché i versi di carattere politico sono una minoranza in Svietaeva. Cosa avviene? Nel 1938 alla Germania, con i patti di Monaco, vengono annessi i Sudeti. Questa notizia arriva a Svietaeva e improvvisamente è come se la risvegliasse. Corrispondenza con questo risveglio nasce l'ultimo ciclo di poesie completo di Cvetaeva che abbiamo, che si chiama Versi per la Boemia ed è diviso in due parti e si chiamano Settembre e Marzo e sono corrispondenti alle due tappe dell'annessione della Cecoslovacchia alla Germania hitleriana, la presa, l'annessione dei Sudeti e poi l'invasione della Cecoslovacchia stessa. Improvvisamente, Cvetaeva aveva trascorso 3 anni circa in Boemia, non era stato un periodo facile. C'era la cronica mancanza di soldi, si era trasferita in abitazioni via via sempre misere, però è vero che abitando ai sobborghi di Praga aveva goduto della natura boema, aveva conosciuto un grande amore e aveva anche scritto molto e lì era nato suo figlio Gheorghi. Allo stesso tempo, quando era a Praga, scriveva ai suoi corrispondenti lamentandosene, ma adesso che Praga è lontana e lei si trova a Parigi, Praga assume improvvisamente i contorni di patria ideale, secondo un meccanismo molto tipico in Svietaeva che si verifica anche con le persone. Lei può amare solo chi non c'è, può amare soltanto in assenza. A questo si unisce tutto lo sdegno per l'invasione e la presa della Boemia da parte dell'amata Germania, perché la Germania era la patria ideale per Svietaeva per eccellenza. In tutta la sua vita lei aveva visto la Germania come, cito parole sue, culla della sua anima. Quindi si aggiunge questo sdegno e anche questo suo schierarsi sempre dalla parte dei perdenti, dalla parte dei deboli, chiunque si siano di qualsiasi colore. Nascono quindi questi due cicli diversi che lei dice si scrivono da soli e procedono come un torrente. E in effetti in questi versi è molto importante l'elemento musicale, l'elemento ritmico, la varietà dei ritmi e un elemento, cioè a volte un elemento quasi cantato da ballata o da canzone folcloristica. Tutti questi sono elementi che purtroppo è difficilissimo trasportare in un'altra lingua. Io penso che siano in gran parte persi e spero possa rimanerne almeno una piccola traccia nei versi che ho tradotto. E adesso vorrei leggervi due componimenti, uno tratto dalla prima parte dei versi della Boemia e uno tratto dalla seconda parte. Il primo componimento che vi leggo non ha un titolo, è il terzo componimento del primo gruppo di versi e prende il titolo dal primo verso, c'è sulla carta un posto. C'è sulla carta un posto, lo guardi, il sangue al viso, nel supplizio della croce si dibatte ogni paesino. Come una scure l'ha diviso il paolo di confine. C'è sul corpo del mondo una piaga, tutto divorerà, dall'ingresso di casa, alle statuarie montagne, ai nidi d'aquila, per migliaia di irrimediabili verste quadrate, una piaga. Steso il cieco al riposo, sepolto vivo. C'è nel petto dei popoli una ferita, un nostro è stato ucciso. Al solo nome di quel paese fratello pioggia dagli occhi, grasso, festeggia l'affare, è riuscito alla perfezione, grasso, omaggia Giuda. Ma per noi che abbiamo un cuore, c'è sulla carta un posto vuoto, il nostro onore. Il secondo componimento, che fa parte del secondo gruppo di versi, anche questo prende il titolo dal primo verso e si intitola quindi Ho lacrime agli occhi. Ho lacrime agli occhi, pianto d'ira e d'amore. Ho Boemia in lacrime, Spagna nel sangue, o nera montagna, che hai offuscato ogni luce. È ora, è ora, è ora di restituire il biglietto al Creatore. Mi rifiuto di esistere. Nel bailamme degli inumani mi rifiuto di vivere. Coi lupi delle piazze mi rifiuto di ululare. Con gli squali delle piane mi rifiuto di nuotare giù per la corrente delle schiene.
Non mi servono orecchie né presaghi occhi. Al tuo mondo insensato è il rifiuto la sola risposta. Il secondo gruppo di versi che sono presenti in questo libro sono i versi successivi al ritorno di Tsvetaeva in patria. Questi sono gli anni più bui forse della vita di Tsvetaeva. Il marito Sergei e la figlia Alia vengono arrestati, lei non ne avrà più notizie, Sergei verrà poi fucilato e Alia invece sopravviverà, ma Tsvetaeva non lo saprà. Con il figlio Georgi c'è continuamente il problema dei soldi e c'è il problema delle abitazioni, di trovare sempre uno spazio per vivere. Le poche poesie che nascono sono per lo più frammentarie, nascono in corrispondenza di brevi ultime infatuazioni di Tsvetaeva. Lei stessa sa che questi sono versi non nuovi, in realtà sono legati ad antichi stilemi, infatti annota tra un verso e l'altro. Sì, i versi sono splendidi, ma sono i versi dei tempi di Sonička, riferendosi a una sua raccolta di versi, versi per Sonička, che era del 19. Vi leggo un piccolo frammento, è un tema ricorrente, quello amoroso, ma anche il sentirsi troppo vecchia, e troppo vecchia per questo amore, troppo vecchia per un nuovo inizio, troppo vecchia per un nuovo amore e per questi versi che di questi amori parlano. Questa poesia frammentaria dice così: i tuoi anni montagne, il tuo tempo Yitzhar, sciocca, per amare sei vecchia. Amici, più vecchio è l'amore, più vecchio di mostri, radici, degli altari di pietra di Creta, più vecchio dei più vecchi eroi epici. E poi è interrotta, non è completa. La poesia completa più lunga che abbiamo di quest'ultimissimo periodo della vita di Tsvetaeva è diciamo suscitata da quello che è probabilmente l'ultimo amore, l'ultima infatuazione della poetessa per il giovane poeta Arsenij Tarkovskij. Ed è una risposta poetica a un componimento di Tarkovskij stesso, La tavola apparecchiata per sei. E in questo componimento poetico Tarkovskij immagina una cena dove sono presenti suo padre, suo fratello e la donna amata, ma si capisce soltanto alla fine della poesia che è una cena di morti, perché tutti questi tre personaggi sono in realtà defunti. Nella sua risposta poetica Tsvetaeva immagina di arrivare non invitata a questa cena. Tutta la poesia è un po' una protesta per non essere stata inserita tra i cari defunti, però. Infatti non si capisce bene, la poesia è tutta in bilico tra la vita e la morte. Non si capisce bene se Tsvetaeva può unirsi a questo banchetto perché è anch'essa morta, oppure se, come sembra di capire poi nel finale, lei è in grado di riportare in vita i morti. Infatti dice: io sono la vita venuta a cena. Adesso vi leggo questi versi. Continuo a ripetere il primo verso e a correggere una parola. Per sei la tavola ho preparato. Hai dimenticato uno, il settimo. Sedete tristi in sei, sui volti rivoli di pioggia. Come hai potuto a questa tavola scordare il settimo, la settima? Tristi i tuoi ospiti, ferma la caraffa di cristallo. Mesti loro, mesto tu, più mesta di tutti, la non invitata. Malinconici cupi, ah, non bevete e non mangiate. Come hai potuto scordare quanti, sbagliare il conto? Come non capire, con quale ardire, che sei, due fratelli, il terzo tu stesso, con tua moglie, tuo padre e tua madre, diventano sette se io esisto. Per sei è preparato la tavola, ma con sei non finisce il mondo. Piuttosto che spauracchio tra i vivi, uno spettro voglio essere con i tuoi, i miei. Timida come un ladro, senza turbare un'anima, al posto non apparecchiato mi siedo, la settima, non invitata. Ecco, ho rovesciato il bicchiere e tutto quanto voleva versarsi, dagli occhi il sale, dalle ferite il sangue, dalla tovaglia scorre sul pavimento. E non c'è bara, non c'è distacco, l'incantesimo del tavolo è rotto, ridestata la casa.
come la morte al banchetto di nozze, io sono la vita venuta a cena. Nessuno, non fratello né figlio, non marito né amico, e tuttavia ti depreco. Tu, che hai apparecchiato per 6 anime e non mi hai lasciato un posto in un angolo. Questi versi sono del 6 marzo 1941. Il giorno successivo, il 7 marzo, Tsvetaeva annota dei 4 versi di una poesia incompleta, che sono questi. È tempo di togliersi l'ambra, è tempo di cambiare parole, è tempo di spegnere la lanterna sul portone. E qui si interrompe. E questi sono molto probabilmente gli ultimi versi che abbiamo di lei. Con l'inizio dei bombardamenti tedeschi su Mosca nel giugno del 41, Tsvetaeva deciderà, dopo molte esitazioni, di unirsi a un gruppo di scrittori che venivano evacuati verso l'est. Arriverà nella cittadina di Jelabuka, dove il 31 agosto del 1941 si ucciderà impiccandosi. Lascerà 3 biglietti. Tutti e 3 concernono il figlio, Mur, che era evacuato con lei. 2 sono lettere a amici scrittori e compagni di viaggio perché si prendano cura di lui. L'ultima invece è indirizzata a lui stesso e ve la leggo. Dice: perdonami, ma continuare sarebbe stato peggio. Sono gravemente malata. Questa non sono già più io. Ti amo tantissimo. Cerca di capire che non potevo più vivere. Di a papà e ad Alia, se li vedrai, che li ho amati fino all'ultimo minuto, e spiega loro che ero finita in un vicolo cieco. Queste sono le ultime parole che abbiamo di Tsvetaeva. Poi ovviamente restano i versi che continuano a parlarci, perché come aveva detto lei in una poesia giovanile, per i miei versi verrà il loro turno. Grazie.